talento come la terra del rimorso, di quel cattivo passato che ritorna e che opprime con il suo rigurgito. Riparte dal volume di Ernesto De Martino, che domani, giovedì 13 dicembre alle 18, sarà analizzato dal docente Amerigo Ciervo, il ciclo di incontri della Libera Scuola di Filosofia del Sannio, in programma presso il Convitto Giannone. È del 1959 lo studio a cui l'incontro culturale fa riferimento, quando un'equipe, guidata appunto dallo studioso De Martino, condusse una ricerca etnografica per studiare il tarantismo, antico rito contadino caratterizzato dal simbolismo della taranta, il ragno che morde e avvelena, e dalla potenza estatica e terapeutica della musica e della danza. E quindi lo studioso, avvalendosi di una nuova impostazione profondamente diversa da quella che tanta letteratura meridionalista di stampo folcloristico aveva attuato fino ad allora, dimostra nel volume come i riti e le loro pratiche altra funzione non abbiano se non scongiurare quanto vi è di preoccupante e problematico in un'esistenza che viene segnata dalla povertà e dall'emarginazione. Insomma, il mondo contadino offre così la propria risposta irrazionale e magica ad una vicenda culturale caratterizzata dall'oppressione sia morale che materiale, tipica di certa condizione. Lo studio di De Martino fu condotto a Galatina, il paese salentino luogo di raduno, nel giorno di San Pietro e Paolo, il 29 giugno, di moltissime donne tarantolate, ovvero morsicate da un piccolo ragno molto comune nelle campagne pugliesi e dell'Italia meridionale. Ad accompagnare lo studioso c'erano, come si legge nel libro, uno storico delle religioni e un gruppo di 4 giovani collaboratori, rispettivamente addestrati in psichiatria, psicologia, etnomusicologia e antropologia culturale. L'obiettivo era quello di analizzare la presunta componente patologica, l'atrodectismo, dei casi di tarantismo, per comprendere se essi non potessero essere spiegati attraverso un'osservazione psicanalitica. Non era chiaro nemmeno agli scienziati se la malattia in sé potesse davvero essere provocata dalla puntura del ragno. Certo era che il rito del tarantismo prevedeva l'esorcizzazione del male attraverso la musica, con le sue conseguenze sia culturali che scientifiche, e probabilmente affondava le sue origini in un culto anteriore a quelli cristiani. Si concluse infine che il tarantismo era un dispositivo simbolico mediante il quale un contenuto psichico conflittuale che non aveva trovato soluzione sul piano della coscienza e che operava nell'oscurità dell'inconscio, rischiando di farsi valere come simbolo nevrotico, veniva evocato e configurato sul piano mitico-rituale e su tale piano fatto defluire e realizzato periodicamente, alleggerendo del peso delle sue sollecitazioni i periodi intercerimoniali e facilitando per quei periodi un relativo equilibrio psichico. Oggi il tarantismo, o meglio la sua componente più strettamente musicale, la pizzica, sembra essere tornato nelle piazze, affascinando cantautori quali Eugenio Bennato e Vinicio Capossela e registi come Edoardo Winspear, autore di Sangue Vivo e Pizzicata.